Il X secolo è per tutta l'Europa l'epoca del risveglio delle città. Sorgono città nuove mentre scompaiono del tutto alcune città antiche. Ci sono delle differenze nette tra le diverse città a seconda del sistema politico a cui appartengono. In Sicilia le città vengono rimodellate sulla base del razionale modello islamico, che differenzia le zone pubbliche dalle private e nello stesso tempo separa le minoranze, permettendo così lo sviluppo dei loro luoghi di riunione e di culto. In Basilicata e Puglia, dove è in atto la colonizzazione greca, si formano grandissimi centri abitati con edifici di culto e abitazioni scavati nella roccia, come avviene nei Sassi di Matera e Gravina. Nell'Italia centro-settentrionale, dove le città diventano comuni autonomi, gli spazi rimasti vuoti nelle aree cinte dalle mura romane sono via via riempiti e assai spesso si costruisce al di sopra delle rovine antiche. A Roma, per esempio, dove i resti dell'antica città sono più imponenti, i diversi baroni si trincerano in nuclei fortificati appoggiati alle grandi rovine, come il Teatro Marcello. Le lotte fra fazioni e famiglie favoriscono infatti la casa fortificata, costituita da una o più torri, come avviene nella Torre dei Conti o nella casa di Nicola dei Crescenzi. Man mano che il comune acquista autorità, le torri vengono demolite o almeno fortemente vincolate. A Bologna, ad esempio, numerose torri mozze testimoniano il prevalere degli interessi del comune sulla privata arroganza delle famiglie. Nell'Italia settentrionale, dove il comune ebbe uno sviluppo precocissimo, sono rare le torri all'interno della città. Tuttavia, il comune di Pavia concesse ad alcune famiglie nobili l'uso delle torri, ridotte solo a motivo di prestigio e non più a strumenti di violenza cittadina. La città medievale, centro di culto, centro amministrativo e mercato, era anche una concentrazione di artigiani e piccole industrie. Dove è ora Piazza della Signoria a Firenze, allora vi erano tintorie che sfruttavano le acque dell'Arno. A Milano le acque dei Navigli, canali navigabili che circondavano la città e la mettevano in comunicazione con la rete che collegava il Lago Maggiore al Po, facevano agire i mulini dei fabbricanti d'armi. Anche Bologna aveva una complessa rete idrica d'uso industriale e mercantile. Infine, a Genova, la famosa lanterna serviva da torre di vedetta e da faro. Fin dal 1161 le navi che usavano il porto dovevano pagare alla città un diritto per i segnali. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!